Allora, siamo con l'attrice Francesca Staiano, direttamente da Don Matteo e... il medico in famiglia. Medico in famiglia, sì, e tante altre fiction televisive. Adesso mi dicevi stavi girando un corto. Ho girato un corto, Frammenti, con la regia di Raffaello Sasson, che sta girando diversi festival, e adesso l'abbiamo anche portato in Russia e andremo ad Helsinki, a Mosca e probabilmente anche in Cina. Su che soggetto? Di che parla? È una storia d'amore, che all'inizio sembra una crisi di coppia, ma che in realtà poi c'è un colpo di scena finale molto, molto importante. È un'elaborazione di due lutti che si incontrano. Non posso dire di più perché bisogna vederlo. Quindi un vedovo e una vedova? E non mi fare dire di più. Non si può, c'è il segreto. Oddio, ecco. Mamma mia. In diretta c'è un... dopo lo tagliamo, vabbè, non si può dire, ecco, ci hanno censurato perché non può dire. È arrivato il fantasma, il regista. Hai sentito? C'è stata una... Incredibile. Tu credi, appunto, e mi dicevi però sei anche attrice di teatro, no? Sì, io sono attrice di teatro, adesso sto teatro, preparando... Che cosa hai? Beh, io lavoro in teatro da diversi anni, adesso il 28 gennaio al Teatro Antigone porteremo uno spettacolo con la regia di Angelita Pugliafito, Così per caso, che è la storia di una donna, Marta Ascoli, una donna sopravvissuta al lager di Auschwitz, è una storia vera, molto bella, che già l'anno scorso ha vinto il premio della critica e il premio della regia, sempre al concorso lì al Teatro Antigone. Quindi insomma un teatro serio, diciamo, impegnato? Sì. Ho fatto anche commedie però, eh. Commedie? Sì. Scusami, ma io non so più. Sì, no. Vorrei che ti avvicinassi. Scusa, perdona, c'è un po' di confusione in questa serata qui. Siamo al premio Sette Colli. No, infatti vedo che ti fa un po'. Lo tengo un po' più lontano, lo tengo vicino perché c'è confusione. Sì. Tu c'è Roma-Lazio domani. Tu segui il calcio? Abbastanza. Io avvicino il microfono perché con rumore di fondo poi non si sente bene la tua voce. Va bene, un pronostico di Roma-Lazio e poi chiudiamo. Pronostico? Sì, vai. Secondo me pareggiano. Oh, il primo pareggio che sentiamo. Grazie. Ci vediamo. Ciao, grazie a voi. Ciao. Grazie.